Ciao a tutti Ciao. Ragazzi, bentornati nel nostro canale YouTube. Oggi video dedicato al mangaka giapponese. Prima di iniziare, come sempre vi ricordiamo che potete trovare il sondaggio per il prossimo mangaka su cui faremo il video nelle community, quindi mi raccomando votate. Quindi ragazzi, nel precedente sondaggio ha vinto Gosho Aoyama. Gosho Aoyama, ovvero Yoshimasa Aoyama, è nato a Daiei il 21 giugno del 1963. Fin da piccolo, da quando andava a scuola alle elementari, ha sempre avuto una grande passione per il disegno. Tantomeno che appunto, proprio alle elementari, vinse un concorso anche a livello locale. Durante tutta la sua carriera scolastica, appunto, non ha mai abbandonato il disegno e la voglia, appunto, di diventare un fumettista, però la famiglia era contraria. Non abbandonò però il disegno, infatti si iscrisse all'università di arte per diventare, appunto, insegnante d'arte, quindi riuscì nel suo intento. Tant'è vero che un suo ex alunno, ovvero Yutaka Abe, lo prese come assistente mangaka, appunto, e fu proprio lui a convincerlo in futuro a diventare un vero e proprio mangaka giapponese. Nell'inverno del 1986 ci fu, appunto, vinse un concorso dedicato appunto locale per esordienti, e nel 1987 ebbe il suo esordio, un primo lavoro di su Shonen Sunday con Ciotto Matete. Ciotto Matete è appunto un'opera che parla di questo ragazzo genio, Yutaka Takai, che un giorno, grazie a una macchina del tempo, manda la ragazza che gli piace, ovvero Mamiko Abe, diciamo in giro per il tempo per 2 anni. Particolarità di questa opera che appunto omaggia il suo ex alunno, ovvero il protagonista si chiama appunto Yutaka e la ragazza Abe, quindi così, ecco. Successivamente, sull'onda di questo appunto primo lavoro e primo successo, arrivò Kaito Kida. Arrivò un po' in maniera particolare, perché praticamente lo propose al caporedattore e il caporedattore disse ad Aoyama: se riuscirai a raccogliere i volumi e a venderne 100.000 copie, potrai appunto serializzarlo e proseguire a lavorare su Shonen Sunday. Riuscì appunto nell'intento grazie appunto a Kaito Kid. Sì, che parla di un giovane liceale che grazie alle sue doti di prestigiatore ruba appunto dei gioielli con l'intento di trovare gli assassini di suo padre. Purtroppo la pubblicazione è stata irregolare nel corso del tempo, perché i primi 2 volumi vennero pubblicati regolarmente, mentre il terzo uscì nel 94, il quarto nel 2007 e il quinto nel 2017. Tuttora in corso, è stato pubblicato, è stato trasposto in 2 versioni animate, una come speciali televisivi per un totale di 12 speciali e si chiama Magic Kaito, mentre l'altra è una trasposizione di una serie di 24 episodi chiamata Magic Kaito 14-12 e appunto... È stata portata anche in italiano solo i primi 12 episodi grazie a Team Vision e Yamato Video. Successivamente, sempre all'inizio degli anni 90, arrivò un'altra opera, ovvero Yaiba, ispirata al Kendo, questa attività appunto sportiva che appunto Gosho Aoyama praticava quando andava a scuola. Sì, questa è un'opera di 24 volumi che parla appunto di Yaiba che insieme a suo padre si è allenato nell'arte della spada in una giungla e un giorno mentre venivano inseguiti dai gorilla, suo padre, lui e la tigre Yagetora vengono appunto, finiscono in questa cassa che finisce a Tokyo e da lì rincontrano un vecchio compagno del padre per l'appunto Raizo Mine e si stabiliscono a casa sua. Il padre poi partirà
e rimarrà appunto lui che avrà le sue avventure insieme alla figlia, appunto di questo amico. Sì, un manga molto importante perché infatti nel 93 consentì a Gosho Aoyama di vincere lo Shogakukan Manga Award. Curiosità, esiste anche una trasposizione animata di 51 episodi e se no, sia questa che Magic Kaito Kid hanno appunto dei vari, ritornano poi in Detective Conan con vari riferimenti e comparse. Infatti, un personaggio che compare in questo manga, Soshi Okita, visto che partecipa anche lui a dei tornei di Kendo come un personaggio di Detective Conan, ovvero Eiji Hattori, compare e viene nominato appunto, ritorna nel manga di Detective Conan, per dire. E questo l'anno, il 1993, ovvero fu anche l'anno di serializzazione di Yoban Sado. Sì, Yoban Sado è una miniserie molto particolare perché è incentrata sul baseball. Infatti c'è questo ragazzo che è abbastanza mediocre in questo sport, ma un giorno compra un pipistrello magico in un negozio e grazie a questo riuscirà a colpire ogni palla, però per ogni palla colpita dovrà pagare il negozio che gliel'ha dato. Ecco, dopo questo ci sono appunto varie storie che Aoyama ha fatto nel corso del tempo e che sono state raccolte nella collezione di storie brevi di Gosho Aoyama. La prima è Play It Again, ovvero la storia di un ottantenne che per via di un albero di ciliegio magico ritorna giovane, solo che poi, mentre si gode appunto la sua seconda giovinezza, dovrà salvare il nipote. Poi un'altra storia molto particolare, Excalibur, è stata. Allora, tutte queste storie che vi racconto sono tutte state pubblicate, insomma, trasposte in OAV, quindi hanno una loro trasposizione, però questa è stata trasposta come storia di Detective Conan, infatti è il dodicesimo OAV, e al posto dei protagonisti originari ci sono appunto quelli di Conan e compagni. È una storia appunto che parla di una partita di baseball dove appunto mentre giocano trovano questa mazza da baseball conficcata nel terreno come la spada di Excalibur e da lì poi ci sono tutte le vicende. Poi la storia successiva è Natsu no Santa Claus, ovvero parla di un tizio che per sbaglio scambia una scheda telefonica, cioè scambia una carta di attivazione per una scheda telefonica, solo che questa carta attiva un satellite che programma appunto la distruzione del mondo e questo ragazzo dovrà in 24 ore salvare la Terra. La storia successiva è Ciotto Matete, di cui abbiamo già parlato, e l'ultima è Shonen Sunday 19 Show Samayoero Akaicho, ovvero una storia sui genitori di Shinichi Kudo, ovvero Konan Edogawa, dove il padre dovrà, tramite una serie di indizi, trovare la madre per avere un appuntamento con lei. Ecco, e dopo tutte queste storie si arriva finalmente al 1994 con Detective Conan, ovvero la storia di un detective liceale che un giorno si imbatte in questi uomini facenti parte di una misteriosa organizzazione criminale che gli somministrano una sostanza con l'intento di ucciderlo, ma invece lui torna giovane e da lì si stabilisce a casa della sua amica Ranmori, dove appunto cercherà tramite investigazioni, infatti aiuta il padre della ragazza a risolvere i vari casi, attribuendo appunto il successo a lui, e nel frattempo indaga su questa misteriosa organizzazione per tornare appunto ragazzo. Due altre opere di cui appunto volevamo parlarvi sono due opere brevi. La prima è Tell Me a Lie, che sarebbe racchiusa nelle storie brevi che avremmo appunto parlato prima nella raccolta, ed è un racconto di 6 pagine addirittura che parla di una liceale che ha un potere particolare, ovvero quando guarda negli occhi qualcuno riesce a percepire quello che pensa, che sta pensando in quel momento quella
persona. Un'altra storia molto particolare è Setsujin EKB48, che praticamente parla del gruppo idol delle appunto EKB48. Qui molto particolare, la sceneggiatura è di Gosho Aoyama e i disegni sono di Goto. E praticamente parla di un caso di omicidio all'interno del gruppo idol, dove appunto una di queste idol viene appunto fatta fuori e un'altra idol si improvviserà appunto detective. E altre curiosità molto particolari su Gosho Aoyama sono che appunto è stato sposato con la doppiatrice di Conan Edogawa, la doppiatrice appunto giapponese, e un'altra particolarità è che Gosho Aoyama ha due fratelli, un ingegnere e uno dottore, da cui si rivolge per appunto prendere un po' di spunti per i suoi appunto episodi, appunto per i suoi manga, insomma, eccetera. Quindi io direi, ragazzi, che questo era il video su Gosho Aoyama. Come detto prima, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete. Vi ricordo... Mi raccomando, andate a votare nelle community. Nelle community per il video del prossimo mese. Noi ci vediamo qui sul canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.